Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi voglio proporvi la pizza su pietra cotta nel forno di casa. Sembra impossibile, ma invece c'è un risultato eccezionale. Le ricette dell'impasto le abbiamo già viste, vi rimetto i link per sicurezza, quindi seguitemi per una ricetta strepitosa. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, lasciatemi un commento e fatemi pubblicità. Se siamo pronti, forno acceso, pizza e andiamo a cucinare. Dunque, allora voglio fare un esperimento. Con una piccola pallina dell'impasto che abbiamo visto preparare prima, ho fatto una pizza che voglio provare a cuocere su questa pietra, che è pietra refrattaria apposta per cuocere le pizze. La metto nel forno sotto, a toccare proprio con il pavimento del forno, diciamo così. Faccio scaldare bene bene questa, nel frattempo farcisco la pizza, poi dopo la cuociamo. Ok, allora mentre la pietra si scalda farciamo la pizza. Allora, qui della passata di pomodoro, ci metto un pochino di sale e un gocciolino d'olio. Se piace il basilico mettetelo, a me non è che mi faccia impazzire. Allora, si dà una giratina e lo disponiamo sulla nostra pizza. Ok, lascio i bordi senza salsa, in maniera tale da dargli proprio l'effetto, diciamo, della pizzeria. Ma vediamo come viene. Perfetto. Allora, io questa la farcisco stracchino e fiori di zucchina. Se non l'avete mai provata, ve la consiglio, perché è veramente veramente eccezionale. Iniziamo a mettere un po' di stracchino qua e là. Non ci metto la mozzarella perché c'è lo stracchino, ma se piace potete metterci anche la mozzarella sotto. Magari mettete un po' meno stracchino. A me lo stracchino piace parecchio, quindi preferisco sentirlo. Allora, ci dispongo i fiori. Per questi ne metto in abbondanza, non hanno questo sapore predominante. Quindi ci faccio un bello strato così. Ok, allora ci va un pochino di sale sopra e un altro giro d'olio. Ok, la metto in forno. Io credo debba cuocere una decina di minuti. Comunque lo vediamo strada facendo, poi dopo vi confermo il tempo di cottura. Ok, ho sfornato la pizza, quella che ho cotto sulla pietra. A vederla sembra veramente eccezionale, croccante, sembra quasi di pizzeria. La taglio, eh? Allora, ne faccio una strisciolina e poi mi sacrificherò in questo assaggio. Fuma! Buono, è soffice, croccante, cotta bene, ma la farò più spesso in questa maniera. Provatela, alla prossima.